Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina vegana, naturalmente vegan. Benvenuti alle vegetariane, benvenuti ai vegani, benvenuti ai crudisti, ma soprattutto benvenuti agli onnivori. Perché agli onnivori? Perché essere vegani in realtà è fare un tuffo nel passato, in quanto i nostri nonni mangiavano prevalentemente vegani. Allora in pochi si potevano concedere la carne, in pochi si potevano concedere i formaggi. Oggi vi parlerò appunto del cavolo rapa. Il cavolo rapa è un ortaggio buonissimo, è un ortaggio che naturalmente consumato crudo fa sì di assimilare tutte le sostanze, quanto contiene vitamina B, contiene proteine, contiene acido folico, e le foglie sono ricche di sali minerali. Oggi lo propongo in versione cotta, appunto faremo un primo piatto. Vi proporrò degli strozzafreschi freschi con il cavolo rapa. La ricetta è molto semplice, in quanto appartenente appunto alla cucina povera, nonché alla cucina mediterranea, perché questa è la cucina mediterranea. Oggi la cucina mediterranea noi riportiamo il nome d'Italia, famosa nel mondo per la cucina mediterranea. Ma se analizzassimo esattamente l'alimentazione tipo di un italiano, vedremmo che la cucina mediterranea ormai è diventata un ricordo, che meno male che negli ultimi tempi la stiamo riportando in vita con appunto delle informazioni sulla salute. Questa ricetta è molto semplice, appunto, come dicevo, basterà scaldare per qualche minuto il cavolo rapa per ammollarlo, friggeremo uno spicchio d'aglio, inverderemo, aggiungeremo del pomodoro, aggiungeremo del peperoncino, che non deve mai mancare nella cucina. Poi aggiungeremo un pomodoro, aggiungeremo una volta scaldato il cavolo, faremo andare per qualche minuto in padella e poi finiremo con delle noci e del pan grattato insaporito all'aglio. Procediamo! Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Il consiglio di cuocere la pasta nella stessa acqua dove avete scaldato il cavolo rapa. Adesso siamo pronti per impiattare. Aggiungiamo le noci. Il mio adorato pan grattato. E non mi resta che augurarvi buon pranzo. Alla prossima. Forse per questo i sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antenne lesse delle varie TV. Ci ritornano in casa portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti quanti che applaudono, non ne vogliamo più. Ma se questo mondo